E cari amici, assolutamente, Gennaro Gelmini, sempre, io non faccio le cose molto in fretta, le faccio però sempre, ecco. E oggi ci troviamo a Cerro di Caldana, frazione di Trevisago, frazione di Cocchio, quindi siamo a Cocchio Trevisago, Cerro di Caldana. È una frazione ancora rimasta come ai tempi antichi, quindi ritroviamo un po' un modo di vita, un modo di vivere sereno, sereno, assolutamente sereno. E infatti oggi parliamo degli spiriti, parliamo di cose, di mistero, ma non tanto per intrattenere, ma per i risvolti che occorrono alla nostra conoscenza, conoscenza di quello che è l'oltre. E ormai sono 2 anni, 2020 e 2021, chi mi conosce da tempo lo sa, io avevo poi questi contatti, ho questi contatti con queste creature extraterrestri, è così, e nel 2019 a dicembre dicevano vieni con noi, ma sinceramente io vivo qui, no? Questo è il mio piccolo mondo, come potrei dire, questo è il mio luogo, i miei luoghi, i miei posti. E dove dovrei andare dove? Allora chiaramente in quel momento, perché le creature extraterrestri quando ci sarà il contatto torneranno, e si stanno preparando, in questi 2 anni si sono preparati. Però io volendo giustamente rimanere qua, ma perché mai? Perché dovrei andare via dai miei luoghi? Andrò a Roma, andrò in tante parti, qua siamo in provincia di Varese, Nord Italia. Ma chiaramente, cioè, finendo questo contatto per un breve periodo con le creature extraterrestri, sono voluto rimanere qua, giustamente, perché quando ti dicono vieni con noi, fateci sempre un ragionamento, non abbandonate i vostri luoghi per dei luoghi che dicono paradiso, ma capite? Cioè sì, assolutamente, crederci, ma io vivo qua, non posso abbandonare gli amici, non posso abbandonare mia madre, non posso abbandonare, io spero un giorno mia moglie, farmi una famiglia. Certo, sarei tornato, ma non è la stessa cosa. 2 anni, ecco qui, a contatto con le creature intraterrene. Sottoterra, perché la terra è cava, c'è fonti di magma, calore, luce, calore, acqua, e c'è vita. E abitano queste creature intraterrene che mi hanno accompagnato spiritualmente e anche fisicamente in questi anni. Loro non mi hanno fatto mancare nulla, mi hanno fatto conoscere un amore nuovo, nel senso questo amore splendente che chi vuole conoscerlo ci arriva, perché è l'amore per la vita. Che poi l'ho sempre avuto l'amore per la vita, però dobbiamo veramente conoscere la bellezza della vita. Tanti vivono con delle situazioni non dipese da loro, ma sempre a fare ma così, ma cos'ha. Vivete un po' spensieratamente. Allora, chiaramente, 2 anni, 2020-2021, e oggi siamo esattamente al 29 gennaio 2022. Io dico, caspita, come passa il tempo. Ci penso anch'io, dico anch'io, ma è incredibile, eh? Sulle possessioni, sugli esorcismi, cosa possiamo dire? Noi non diciamo propriamente così, questo è un modo di dire. Per questo a volte quasi me ne scordo queste parole, possessioni, esorcismi. In pratica una persona è posseduta da uno spirito, e poi viene l'esorcista,
L'esorcismo sarebbe togliere lo spirito, così vuole la visione classica. Però l'esperienza mia personale, perché io non è che faccio tutto da solo, ho questa fortuna di trovare aiuto nell'oltre. La sezione di esorcismi, uno spirito quando possiede un corpo, in realtà non è che lo possiede, aiuta. Diciamo subito, sono degli aiuti che ci arrivano. E questo aiuto non è che dura per sempre, dura all'incirca, periodo più, periodo meno, 4 anni, in cui lo spirito nel corpo chiaramente aiuterà la persona. Ovviamente, avendo una sua personalità, non è come normalmente si pensa nella classica, nella versione classica. In realtà ha una sua personalità lo spirito, quindi ovviamente, come lui aiuterà voi, voi aiuterete loro, lui o loro, a seconda di quanti siano, sulle faccende di cui magari avrà bisogno. Io direi di più: lo spirito convive con la persona. Convivendo con la persona, chiaramente ha una sua personalità, lo spirito e la persona. E diciamo che si può creare addirittura un feeling molto bello. Nel senso, due persone in un solo corpo e quindi una gestione. Semplicemente, quando la persona fisica dovrà fare delle cose, riuscirà benissimo, veramente, riuscirà meglio, riuscirà come mai potrebbe riuscire. Chiaramente tutto il merito deve andare alla persona fisica, alla persona in cui è entrato lo spirito, comunque la persona che ha un'anima, quindi sono due anime in un corpo, se ha un solo spirito, se no possono essere anche più spiriti. Però è preferibile avere un solo spirito che prende il corpo in più, perché in due ci si trova bene. Se sono troppi spiriti, poi veramente si può litigare. Le persone in certe situazioni particolari, perché magari avevano più spiriti. Quindi riuscirà la persona che è fisico e anima, riuscirà a fare grandi cose. Vedete, io per esempio andare a Roma ai ministeri non sarei mai riuscito, e poi dopo invece vado a Roma ai ministeri, vado negli uffici in Vaticano, non sarei mai riuscito. Allora ecco che lo spirito aiuta. Cosa succede? Nei 4 anni chiaramente la persona viene aiutata, il merito deve andare alla persona, perché se uno dà il merito allo spirito, purtroppo tanta gente non ci crede e poi finirebbe tutto quel merito. Allora se lo prende la persona fisica, va alla persona fisica, va alla sua anima e va anche allo spirito. In cambio lo spirito assolutamente non occorre preoccuparsi, perché lo spirito ciò che vorrà in cambio è qualcosa di buono per lui, magari avrà bisogno di qualcosa, come anche dei luoghi veramente particolari in cui andare. Guardate oggi Cerro di Caldana di Cocco Trevisago, qui in provincia di Varese. Quindi tutto torna, ma bene, abbiamo questo aiuto e dura 4 anni. Ecco che poi l'esorcista, il parroco esorcista, così, dito a chi sa, conosce le cose, c'è una furbata, c'è una cosa furba. Allora, sapendo che lo spirito prende un corpo per 4 anni, benissimo, cosa fa l'esorcista? Per prima cosa dice: da quando questa persona ha questo, come dicono loro, noi usiamo altri termini, certo, disturbo. E gli diranno, magari la famiglia, gli amici, gli diranno: sì, ha questo disturbo
della personalità da un po' di tempo. E in base a tanto tempo, ecco che l'esorcista interverrà. Quando l'esorcista interviene? Solitamente al terzo anno, diciamo così. Perché? Perché sa che lo spirito se ne sta per andare. Così, da una parte, farà l'azione che riuscirà nell'intento, perché lo spirito se ne andrà, lo spirito che entra nel corpo della persona, al quarto anno. Io una volta pensavo che fossero per sempre questo genere di aiuto dagli spiriti. Invece, di solito, sì, sui quattro anni durano. E chiaramente, ma ci sono anche gli spiriti della musica, ci sono spiriti che aiutano nelle arti, ci sono spiriti che aiutano nella fede, ci sono spiriti che aiutano nella vita pratica. E anche nei documenti, certo. Allora, in breve, ecco che arriva l'esorcista il terzo anno fino verso il quarto, no? Poco prima che lo spirito se ne va. Ed ecco che l'esorcista fa la bella figura di aver scacciato lo spirito. Certamente, ok, però in realtà lo spirito si sapeva già che se ne sarebbe andato. E cosa, perché nulla per sempre, ogni cosa ha il suo ritmo. E io so che questo ritmo degli spiriti è di 4 anni per ogni singola persona. Chiaramente, quando la persona, lo spirito andrà via, a me mi è capitato con Ofelia, con altre persone che vivevano nei secoli scorsi, mi hanno dato una mano in questi anni, in questi tantissimi anni. E chiaramente se ne va, uno potrebbe star male, veramente. Perché in che senso? Non fisicamente, ma mentalmente, perché è una persona talmente abituata a vivere in due che poi quando vive da sola realmente non si trova, non si capacita. Per fortuna poi si possono avere vari aiuti, quindi adesso per esempio le creature intraterrene da 2 anni, 2021, 2020, 2021, è sensazionale l'aiuto, no? Perché danno un aiuto che è d'amore fraterno, qualcosa che senti. E così. E poi naturalmente veniamo al punto di Nibiru. Nibiru, adesso 29 gennaio 2022, Gennaro Gelmini, qua a Cerro di Caldana, di Cocchio Trevisago, provincia di Varese. E l'aumento consistente degli eventi dovuti al pianeta Nibiru di attrazione gravitazionale sul sistema solare e sulla Terra, sul pianeta Terra, il nostro pianeta Terra, ecco che aumenta. Chi mi conosce da anni conosce queste cose, però è in aumento proprio in questo periodo. Allora ecco che vediamo nuove eruzioni vulcaniche, nuovi terremoti. Naturalmente, ovviamente, come si sa per le aree geografiche, ovviamente anche Stati Uniti d'America, California, Italia, vedi la zona Vesuvio, vedi la zona Roma. Chiaramente uno deve sempre sperare in bene, non è questo il punto. È che quando uno conosce, sa che esiste questo pianeta Nibiru, che viene disconosciuto sempre, però sai che esiste, sai che ci sta per presentare, chiaramente vai avanti a dire quello che è realmente. C'è anche, per esempio, in California, Stati Uniti d'America, continua dei piccoli sciami sismici, anche la Solfatara sotto il Vesuvio continuano dei piccoli sciami sismici. Chiaramente abbiamo una certa situazione anche dal nord Italia, tutto, piccoli sciami sismici, che fa capire quello che sta avvenendo.
a febbraio poi 2022. Adesso in questo momento la faglia tettonica chiaramente diparte anche dalla zona Grecia, queste zone qua dove ci sono stati anche forti terremoti. Chiaramente lì adesso ha nevicato, ci sono delle situazioni che una volta mi dissero, ma guarda, a volte sono più facili i terremoti in primavera e in autunno. Sembra strano, la scienza dice no, non c'è questa più alta probabilità. Invece, chiaramente, è facile, sì, tutto è possibile nella vita, ma anche, per esempio, adesso febbraio 2022 che si approssima, oggi 29 gennaio 2022, fa preludere questa situazione, pur sempre sperando. Oggi siamo alla cappellina della Madonna di Pompei, guarda caso, a Cerro di Caldana, a Cocco Trevisago. Il mondo è piccolo, dicevo a dei miei amici prima che li ho incontrati, perché ci si incontra nei posti più incredibili. E qua la Madonnina di Pompei, la Madonna di Pompei. E il mondo è piccolo, veramente. E noi viviamo così, un po' sì, dobbiamo credere nel destino. Il destino ci porterà all'incontro di queste creature extraterrestri, intraterrene, che vivranno con noi. E sarà la delizia. Ma nel prossimo venturo, il prossimo venturo. E quindi poi naturalmente nel mese di febbraio 2022 ancora questa situazione di aumento dei terremoti, eruzioni vulcaniche. Si calcola che 12 vulcani nel mondo possano sviluppare una nuova eruzione vulcanica nel breve periodo. E nella zona di Napoli, 2 settimane fa, sono uscite dei odori di zolfo dal terreno. E quindi chiaramente fa parte dei miei studi, è ovvio. Così, in questo contesto, sugli spiriti, che era tanto tempo che ve ne dovevo trattare. Gli spiriti che ritengono di voler possedere una persona entrano dalla bocca, come anche l'anima quando a fine vita si finisce, si esce dalla bocca. So che non c'entrerebbe la parte fisica con la parte dello spirito, però è così. Non è solo un ritenerlo, è un dato di fatto, beh, per chi ci crede ovviamente. Allora, praticamente, cosa succede? Il contatto con gli spiriti è avvenuto tante volte e naturalmente in questi luoghi abbandonati, vedete con Mauri, del nuovo salotto del Mauri, ma anche, comunque, tutte le volte che siamo andati a visitare questi luoghi abbandonati, abbiamo queste presenze di spiriti. Io sinceramente nei luoghi abbandonati, invece di andare a, alcuni vanno a liberare da questi spiriti che infestano questi luoghi, però dovete pensare che questi spiriti d'altronde devono pure abitare dei luoghi. Allora, se non abitano le case, almeno abitano questi luoghi abbandonati. E in questi luoghi abbandonati, tante le presenze che abbiamo sentito, io andrei più nei luoghi abbandonati per immettere spiriti piuttosto che andarli a togliere, e ne sono capitate parecchie. Buongiorno, gente, oggigiorno passa per i boschi perché è una questione di libertà, siamo liberi nei boschi. Invece con altri spiriti, per esempio Ophelia, ma quella è il classico, lei è stata non la prima perché l'ho incontrata più avanti nella mia vita, però è stata il massimo, perché Ophelia aveva una bambina che è deceduta ed è al cimitero monumentale di Milano. Sapete, quella tomba di Ophelia sembra una tomba qualunque, ma sapete che numero è del cimitero monumentale?
Il cimitero monumentale ha tantissime tombe, migliaia, migliaia, migliaia. Quella è la tomba numero 0001, la tomba 1. Cioè il conteggio è iniziato dalla tomba di Ofelia, quando hanno fatto il conteggio, una volta non c'era, poi hanno contato, hanno fatto tutta, cioè il mappale, che oggi per legge ci deve essere, e una volta, incredibile, e capita il numero 1. Allora, come se fosse stata Ofelia a dire adesso dovete mappare il cimitero, perché andava fatto, no? Perché non si sa mai, a volte rubano le cose dalle tombe, perché magari è un oggetto d'oro, è un oggetto di valore da rivendere, purtroppo senza sapere cosa si va incontro, perché le cose dei morti bisogna assolutamente avere rispetto, non solo di quelle, e se si può fare qualcosa appunto di buono per i trapassati si fa. Allora se io decido, non so, c'è una casa da ristrutturare, apparteneva a una persona deceduta, naturalmente è giusto che la ristrutturo un po' col valore che aveva quella persona. Poi se riesco anche a tenere dei mobili, degli oggetti, delle cose care a quella persona che non c'è più, è un bene, perché voi non sapete veramente quanto bene fate al trapassato che ora non c'è più, ma sente sempre un qualcosa di suo in quello. Il rispetto è una cosa reciproca, c'è poco da fare, chi lo vuol capire lo capisce. Poi comunque allora la vita, per sapere le regole della vita non devono essere regole scritte, devono essere delle regole di vita, e si comprende solo vivendo la vita, perché tante persone dicono io so, scusate tanto, ma allora la vita si comprende quando si inizia a vivere. Al 29 di gennaio 2022 da Gennaro Gelmini, Nibiru, Planet Itz, Ercolibus, un pianeta che verrà, con questo contatto con le creature extraterrestri, creature intraterrene, che ci sarà. E da questo sensazionale posto, perché qui era giusto venire, guardate cari amici, guardate dove vi ho virtualmente portato. Facciamo una panoramica, qua la cappellina della Madonna di Pompei, Napoli, però chiaramente siamo a Cerro di Caldana, Cocchi Trevisago, provincia di Varese. Lì un bel prato, qua una bella casetta e qua i boschi che servono per delle belle gite. Vi dico queste cose perché questi sono giorni di preparazione al contatto e agli eventi. Anche per esempio la cenere vulcanica eruttata dai vulcani può oscurare il sole, può creare dei cambiamenti. Anche la nuvola nera delle ceneri vulcaniche cambia il clima. Quindi è giusto e doveroso preparare agli eventi, e questi sono ciò che porta avanti da 23 anni. E ora finalmente si arriva, si giunge al contatto, si giunge alla verità su Nibiru, Planet Itz, Ercolibus.